Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi è venerdì di Quaresima, il giorno, come sappiamo, di astinenza dalle carni obbligatorie, non di digiuno obbligatorio, ma chi vuole fare un bel digiuno venerdì di Quaresima certamente fa cosa molto gradita al Signore. In ogni caso, come penso che sappiate, il quarto e il sesto giorno, cioè il mercoledì e il venerdì, per antichissima tradizione dei primi secoli, erano giorni penitenziali, giorni quindi anche di digiuno. Quindi in Quaresima, il venerdì dopo le ceneri, il tema della liturgia, avete capito, è quello del digiuno. Il Vangelo ci dice il surplus nuovo che il digiuno cristiano aggiunge al valore tradizionale di questa pratica, mentre il profeta Isaia ci raccomanda, come abbiamo pregato nella orazione introduttiva, che questo importante gesto ascetico esteriore abbia però la corrispondenza interiore. Non è possibile che io digiuno e poi prendo a pugni il prossimo o parlo male degli altri. Questa è assolutamente cosa fatta con raziocinio, no? Perché digiuno è anzitutto digiuno dal peccato. Io mi rilascio a alcune cose che ho notato con estrema gioia, che Papa Francesco ha detto nel mercoledì delle ceneri. Ci siamo ritrovati senza essere sentiti per telefono a dire delle cose abbastanza simili. Se vi ricordate, mercoledì, quando c'erano digiuno, elemosina e preghiera, attenzione, la preghiera, io e Dio, il rapporto con Dio, l'elemosina, io e il prossimo, il digiuno, il rapporto tra me e me stesso, il digiuno ci pone dinanzi alla rinuncia, e rinunciare a qualcosa di necessario ci ricorda l'importanza dell'aspetto della rinuncia nella vita cristiana, che non è una cosa fatta tanto per soffrire, ma io rinuncio a ciò che mi ostacola nella mia vita di fede, nel mio rapporto con Dio, nel mio rapporto con il prossimo. Papa ha fatto diversi esempi, ho fatto un'immagine molto bella, cioè la cenere che ci mettiamo in testa è simbolo delle glorie fatue del mondo, che è una lampada e te resta in mano un pezzetto di cenere, d'accordo? Invece noi tendiamo verso il fuoco che accendeva la notte di Pasqua, che è l'amore di Gesù ed è una vita santa. Quel fuoco che diceva l'Antico Testamento nel roveto ardente brucia ma non si consuma, non si consuma né il fuoco e né il roveto, è la fiamma dell'amore di Dio, no? Quindi in questo senso il digiuno ha un grande valore, anche perché Gesù ci ricorda con atto di amore e di nostalgia nei suoi confronti, dice: digiuneranno quando lo sposo sarà loro tolto. Noi adesso Gesù lo vediamo. C'è qualcuno di voi che non gli piacerebbe se Gesù gli apparisse, se gli desse un bel abbraccio, se si facesse vedere, se si facesse dare un bacio alla galera dei bianchi? A me sì, purtroppo questo non è possibile per ora. E allora col digiuno noi gli esprimiamo la nostra nostalgia d'amore, cioè: Signore, tu non ci stai, ecco, guarda, per amore verso di cuore tanto che tu stessi qui, che guarda, pur di stare con te non mangio, rinuncio anche alla cosa che mi è più strettamente necessaria, e tanto più a cuore mi sta la comunione con te che questa vita che passa e che non è nient'altro che una preparazione all'incontro con te. Questo è un po' il grande senso del digiuno cristiano, che in questo senso è anche certamente un fatto impegnativo, ma è un fatto che ci riempie di gioia, è anche molto molto potente nella nostra santificazione. Ricordate, c'è un episodio del Vangelo dove i discepoli stavano cercando di guarire un indemoniato e non ci sono riusciti. Chiaramente poi arriva Gesù, lo fa secco in 30 secondi, dice: via, fate, e quello sparisce subito appena arriva il Signore. Poi i discepoli dicono: senti, ma come mai che noi abbiamo invocato il tuo nome, ma non ha funzionato, che è successo? E Gesù ha detto: questi demoni sono cattivelli, quelli più arcigni si sconfiggono solo con la preghiera e con il digiuno. Ecco perché la Chiesa ha sempre accompagnato queste due pratiche, no? Guardate che digiuno è una cosa potente, non so se vi ricordate, io ero ancora un po' San Michele, quindi è passato un po', quel momento in cui sembrava che in Siria stesse scoppiando la fine del mondo, vi ricordate? Il Papa Francesco disse: facciamo un digiuno, fece fare un digiuno straordinario a tutti i cristiani, e non è successo più niente, eh? Quindi ta-ta, proprio istantaneo. Quindi è uno strumento, quando vogliamo qualche grossa grazia, siamo bravi, sì, dobbiamo pregare. Se riusciamo ad accompagnarlo, la nostra preghiera, quel digiuno, la preghiera ha molta, molta più forza, perché una delle grandi caratteristiche del digiuno è che aggiunge forza impetratoria alla preghiera ed è potentissimo nell'allontanare le forze del male. Ricordiamo, come vedremo domenica, ci stanno le tre tentazioni. Gesù ha digiunato
40 giorni con Mosè, e poi ci ha spiegato il senso del digiuno. Quando il diavolo va a dirgli dia a questa pietra che diventi pane, cosa gli risponde Gesù? L'uomo non vive di solo pane, l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi digiunare anche dice: io non sono fatto solo per questa vita. Certamente la salute dobbiamo curarla, il corpo dobbiamo tenerlo bene con il condono di Dio, ma noi siamo fatti per un'altra vita. Quindi la cosa principale non è che mangia il mio corpo, ma che mangia la mia anima. E la nostra anima che si mangia? La nostra anima si mangia tre cose, Sapete le tre cose che si mangia la nostra anima? Ci stanno delle persone disgraziate che fanno morire le anime di fame, peggio dei bambini, se vedessero le anime, peggio dei bambini del quarto mondo, proprio così. L'anima mangia tre cose: la parola di Dio, l'Eucaristia e la volontà di Dio. Sono queste tre cose che fanno crescere la nostra anima. Quindi la messa è un grande alimento, perché ascoltiamo la parola e facciamo la comunione. E quando usciamo dalla messa, facciamo bene la volontà di Dio. Ecco, così la nostra anima cresce e si nutre insieme al nostro corpo e ci porterà un giorno con il corpo glorificato in paradiso. Quindi abbiamo sempre questa bella visione, ecco, di queste cose che la Chiesa ci raccomanda, che non sono strumenti per torturarci, ma sono aiuti perché possiamo ascendere sempre più verso una vita migliore e verso una santità sempre più profonda e più vera. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.